delle direttive che definiscono la zona rossa, che è la zona da evacuare preventivamente nel caso di una eruzione vulcanica. Questa zona rossa ha dei tempi di evacuazione, si sta ragionando già da tempo con regione e comune e livello nazionale, perché ovviamente il piano funziona se ognuno fa la propria parte. Il livello nazionale ha dato d'intesa con le regioni e con i comuni le direttive nazionali. Le regioni stanno spingendo alla fase di accoglienza, perché sapete che ci sono una serie di gemellaggi, e la regione Campania sta veramente con grande determinazione e caparbietà, oserei dire, mettendo proprio in linea dalle aree di prima allontanamento fino alla transizione a livello nazionale.